Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi vorrei condividere con voi i miei regali di compleanno. Vorrei farvi vedere tutto quello che ho ricevuto. Se avete visto il mio video del 27 marzo, che è il giorno del mio compleanno, sapete che ho compiuto 40 anni. Ve lo lascio magari nelle schede se non l'avete visto. E per l'occasione ho voluto fare una grande festa, ho voluto invitare tutta la mia famiglia, tutta la famiglia del mio compagno e andare a pranzo in un ristorante. Questo pranzo non è avvenuto il 27 marzo perché il 27 marzo io sono andata con il mio compagno a farmi una gita fuori porta e l'ho festeggiato con lui in quel modo. Invece una settimana dopo circa ho voluto fare proprio il pranzo con tutti i parenti e stare insieme alla mia famiglia. Quindi adesso io vi faccio vedere qualche foto e questo mi ci soffermo un attimo perché lo considero uno dei miei regali di compleanno, perché io ci tenevo tantissimo per i miei 40 anni a fare una cosa del genere, ci tenevo che ci fossero tutti e così è stato, perché comunque a parte un paio di persone che per motivi di lavoro non sono potute venire, però poi c'erano veramente tutti, quindi io ero contentissima. E lo considero uno dei regali di compleanno più belli in assoluto, perché io penso che il fatto di poter stare con la propria famiglia, con un'atmosfera così tranquilla, sorridente, felice come quella che c'era ieri, è veramente il regalo di compleanno più bello che io potessi ricevere. Quindi vi faccio vedere delle foto, ma vi dico subito che non vedrete nessuno della mia famiglia perché io voglio rispettare la privacy. Quindi non tutti hanno piacere di apparire in internet, quindi io rispetto questa cosa e vi farò vedere delle foto dove ci sono soltanto io, ma per questa ragione, perché comunque io non ho chiesto alle persone che c'erano se potevo metterli su YouTube. Quindi, siccome non l'ho chiesto, non lo faccio, quindi do per scontato che non tutti abbiano piacere di apparire e vi faccio vedere solo le foto che riguardano me. Quindi vi faccio vedere innanzitutto la torta perché è una torta bellissima. Io ho ordinato questa torta direttamente al ristorante, ho spiegato che avrei compiuto 40 anni, che volevo una torta e mi hanno fatto questa che secondo me è stupenda. Il luogo era bellissimo perché c'era una vista stupenda. E io sono stata fotografata veramente in tutte le versioni e in tutte le prospettive con la torta, perché ovviamente ci vuole la foto di rito con la torta. Quindi questo è stato il primo regalo, quello più importante e quello che sicuramente mi ha resa più felice di qualsiasi altro regalo materiale. Però adesso veniamo anche ai regali materiali. Anzi, prima dei regali materiali vi dico l'autoregalo, quello che mi sono autoregalata, anche se in realtà è un po' un autoregalo e un po' un regalo del mio compagno, quindi una cosa un po' a metà. Faremo un viaggio, quindi andremo nelle zone dell'Emilia Romagna, non abbiamo ancora deciso l'itinerario preciso, però faremo 4 giorni in quelle zone lì e ci prendiamo una pausa, stiamo un po' insieme, giriamo un po' tra i borghetti che ci sono in quella zona. Però di questo ve ne parlerò poi dopo, quando sarò tornata dal viaggio, vi farò vedere i luoghi in cui siamo stati, vi racconterò un po' quello che abbiamo fatto, ma lo faccio dopo perché non ha senso che io lo faccia adesso, perché non ci sono ancora stata. E non vi so ancora dire di preciso il giro che faremo, quindi quello è un video che vedrete dopo, ma fa parte dei regali di compleanno. Adesso veniamo ai regali materiali, però, che direi che la premessa è stata già abbastanza lunga. Il primo regalo che vi faccio vedere è anche il primo che ho ricevuto. Si tratta di un ciondolo che è molto carino, secondo me, ed è un ciondolo che ha all'interno del cuore un gattino, diciamo, che si arrampica sul cuore. Ha degli strass intorno ed è veramente una cosa carina, secondo me. Questo ciondolino mi è piaciuto tantissimo. È proprio una di quelle cose che io poi indosso sempre molto volentieri, quindi questo è stato un regalo assolutamente super gradito. Il mio compagno e i miei genitori mi hanno fatto il regalo insieme perché mi hanno fatto un regalo un pochino più grosso, quindi hanno, diciamo, unito le forze e mi hanno regalato il tablet Samsung Galaxy S2. Vi faccio vedere la scatola così vedete bene che tipo di tablet mi hanno regalato. Il modello è il T819. Adesso vi faccio vedere ovviamente anche il tablet. Io ho comprato una cover, ho scelto questa, quindi diciamo che il mio
mio autoregalo piccolino è la cover, perché senza la cover mi dava proprio l'idea che mi scivolasse di mano, perché è molto liscio, quindi volevo appunto avere la cover. Questo è il tablet, ve lo faccio vedere acceso. È di queste dimensioni, quindi è un pochino più grosso. Io lo utilizzo tantissimo il tablet. Ne avevo uno, ma era vecchio. Tra l'altro mi era caduto e si era rotto, quindi ero disperata. Però insomma poi il mio compagno mi ha regalato il tablet. Adesso vedete che c'è poco perché l'ho ricevuto in regalo da poco, quindi ancora devo metterci tutte le app, devo, insomma adesso lo sto un po' provando così, però mancano ancora parecchie cose sopra. Però è un tablet comunque che mi piace tantissimo perché ha una risoluzione altissima a livello proprio di grafica e poi è bello grande, quindi per me che comunque guardo i video su YouTube, magari anche alla sera mi metto sul letto e mi guardo i video, quindi non lo faccio dal computer, lo faccio dal tablet perché è più comodo e è un regalo bellissimo. Quindi i miei genitori e il mio compagno mi hanno regalato quello. Poi il mio compagno mi regalerà una parte del viaggio di cui vi parlavo prima. Poi vi faccio vedere il regalo che mi ha fatto mio cugino con la compagna. Mi hanno regalato questo coniglietto della Thai. Sapete questi peluche della Thai che sono famosi perché hanno questi occhioni giganti con questi strass? Quindi diciamo che la parte più bella di questo genere di peluche sono gli occhi. E mi ha regalato il coniglio per due motivi. Uno, perché siamo vicino a Pasqua, e due, perché io ho qua la carota. Quindi il coniglio con la carota è un'accoppiata perfetta. Quindi è stato un regalo pensato, non mi ha preso un peluche a caso, ma mi ha preso il coniglio perché appunto lo immaginava vicino alla carota. Io adesso lo vado subito a mettere vicino alla carota, ma prima volevo farvi vedere che bei colori che ha, questi colori pastello così chiari, che ricordano un po' qualcosa di magico quasi. È proprio bellissimo. Poi è di una morbidezza incredibile. Io non avevo nessun peluche di questa marca. E non sapevo bene quanto fossero morbidi. Li conoscevo perché sono famosi per questi occhi così meravigliosi, ma non sapevo che fossero così morbidi. Ogni peluche ha un nome e credo che questo, vediamo un po' se lo trovo nell'etichetta, così vi dico anche come si chiama. Si chiama, direi Lollipop, credo che sia il nome, non vorrei sbagliarmi, vediamo se c'è scritto. Sì, Lollipop è il nome di questo coniglio. È bellissimo e io adesso lo vado a mettere nel suo posto perché poi lo vedrete posizionato lì. Eccolo, il coniglio con la carota e ci sta benissimo, quindi direi che lo mettiamo a posto. Poi i cugini di mia mamma, che sono anche i miei cugini, comunque sono i miei cugini di secondo grado, diciamo, mi hanno regalato una sciarpina Diseguall. Intanto vi faccio vedere il sacchettino, era confezionato qua in questo sacchettino bellissimo. Ed è questa sciarpina Diseguall con i colori del rosa, quindi tutta sul rosa e fucsia con delle sfumature un po' più scure. Vedete che qua ci sono delle sfumature più scure. È veramente bellissima. A me piace tantissimo la Diseguall, è una marca che mi piace da morire. E questa sciarpina qui, che sono quelle un po' più larghe, quindi voi le potete usare o come sciarpina semplice, quindi tranquillamente, tanto per farvi capire. Così, quindi proprio in modo semplice, oppure potete anche metterla un po' come se fosse una stola, quindi mettervela sulle spalle in modo insomma quasi come se fosse uno scialle, una stola. Ve lo faccio vedere perché vi voglio spiegare cosa intendo. Ecco, si può mettere anche così, quindi in modo un pochino più largo. Io mi sono anche fatta un selfie quando l'ho provata, quindi ve lo lascio magari qua, vi faccio vedere come l'avevo messa all'inizio. E sono quelle cose appunto che si possono utilizzare soprattutto in primavera, ma anche in estate, magari alla sera. E è be bellissima, mi piace tantissimo perché ha dei colori che comunque a me piacciono molto. Mi piacciono i colori appunto sul rosa, sul viola, questi colori qua mi sono sempre piaciuti molto. E questo è stato un regalo assolutamente bellissimo e gradito perché io da tanto tempo volevo comprarmi una cosa Diseguall, ma poi non l'avevo fatto. Insomma, avevo detto con i saldi mi comprerò una cosa Diseguall, poi non mi sono comprata niente e mi è arrivata in regalo questa, quindi sono contentissima. Poi mia cugina con il suo compagno mi hanno regalato un cofanetto della Wonderbox. Quello dedicato al compleanno. Ci sono 3200 attività per una o due persone che si possono scegliere tra le varie località d'Italia.
e ci sono tantissime cose. Io ieri l'ho un po' sfogliato, visto che c'è veramente l'imbarazzo della scelta, e quindi è un regalo stupendo e gradito. Inoltre, mia cugina mi ha regalato anche il sacchetto con scritto "Ti voglio bene", questo qua, che è stupendo, veramente un bellissimo sacchetto. E inoltre mi ha regalato anche un biglietto d'auguri che è bellissimo. Io biglietti ne ho ricevuti tanti, però pur essendo tutti bellissimi sono i classici biglietti. Questo ve lo faccio vedere perché non è il classico biglietto, questo è il biglietto. Questo è stupendo. Quindi vi faccio vedere com'è. Sono quei biglietti in 3D. Guardate un po' che meraviglia. Ve lo faccio vedere in primo piano, ci sono tutte le scarpe, tutte le borse, è un po' come metterle sui ripiani dell'armadio, ci sono gli stivali, vedete, è meraviglioso, veramente meraviglioso. E poi dietro c'è la, copro la cosa che mi ha scritto, perché quella la teniamo riservata, però vedete che ci sono le mensoline con tutte le scarpe. Quindi questo è veramente un biglietto meraviglioso. Quei biglietti in 3D fantastici che sono proprio particolari, poi quando è chiuso rimane in questo modo. Quindi questo è veramente stupendo e non potevo non farvelo vedere. Quindi una cosa fantastica. Poi, rimanendo sempre sui generis, vi faccio vedere il regalo dei miei cognati perché è simile ma diverso. I miei cognati mi hanno regalato un cofanetto Regal Box con soggiorni di charme. In questo caso ci sono 275 soggiorni tra cui scegliere, tutti in Italia, nei borghi più belli, quindi nelle località considerate più pittoresche, più particolari, quindi è una cosa bellissima. E anche se è simile all'altro, in realtà è diverso, perché qui c'è una notte in hotel per due persone. E invece qua ci sono delle attività da fare, quindi non è detto che sia una notte in hotel, può essere una cena al ristorante. Quindi io cosa ho pensato di fare? Io ho pensato con il mio compagno che quest'estate ci faremo un weekend in una di queste località e cercheremo di unire anche questo, quindi faremo praticamente un viaggetto e cercheremo di unire le due cose. Quindi qui sceglieremo una cena. Magari una cena al ristorante oppure un'attività che ci attira, che ci piace da fare e che sia vicino o addirittura magari nella stessa località di questo, in modo da poter unire i due cofanetti. Quindi diciamo che è una cosa fantastica perché pur essendo un regalo simile, in realtà è molto diverso, però può essere utilizzato insieme, lo possiamo unire. Quindi è una cosa bellissima che io gradisco tantissimo. Quindi mia cugina e i miei cognati mi hanno regalato appunto questa cosa. Poi mia zia mi ha regalato una cosa bellissima, sono le cosiddette pandorine. Le pandorine, quindi era confezionato in questo bellissimo sacchettino e questa è una pochette portafoglio. Praticamente ha due utilizzi. Così può essere utilizzata semplicemente come un portafoglio. Ci sono tutti i colori, perché c'è rosso, c'è nero, c'è blu, c'è grigio, ci sono veramente tanti colori che possono essere abbinati con qualsiasi tipo di borsa, con qualsiasi tipo di scarpe, quindi è veramente bellissimo. C'è questo bellissimo fiocco sopra con un messaggio che dice "La vita insegna, è la gente che non studia". Quindi è bellissimo. Poi c'è questo cuoricino con scritto "Le pandorine". Dentro è fatto così, quindi è veramente spaziosissimo. Si possono mettere un sacco di tessere. Qua ci si può mettere anche una foto perché c'è la parte più trasparente. Poi ci sono le due tasche qua e c'è anche la cerniera. Quindi per gli spiccioli, qua c'è anche la sua cernierina, ovviamente con questa bellissima medaglietta fatta così. E quando dico si può utilizzare come pochette, perché all'interno c'è la tracolla, c'è questa catenella che è una tracolla. Io l'ho lasciata ancora fasciata, perché ancora non ho fatto la prova, però si può agganciare qua, vedete che ci sono questi ganci. Uno da una parte e uno dall'altra, ce ne sono due, e praticamente voi la potete usare come se fosse una pochette, quindi mettervela a tracolla e anziché un portafoglio diventa una pochette, una mini borsetta in cui potete mettere i documenti, i soldi, il cellulare, insomma, qualora abbiate bisogno di portarvi dietro poche cose, non volete magari avere la borsa perché siete a una festa particolare, a un matrimonio, insomma, una di quelle cose dove
dove la borsa magari è ingombrante, ci vuole la pochette, questo è proprio perfetto. Quindi diciamo che io ho trovato bellissimo questo regalo proprio per la sua doppia funzione, quindi una cosa fantastica. E questo è un regalo bellissimo. Poi l'altra mia zia invece mi ha regalato un gioiellino della Marlou, questi qua, gioielli Marlou, non so se li conoscete, ed è bellissimo soprattutto anche per la frase che c'è incisa sopra. Adesso vi faccio vedere e vi spiego bene tutto. Questo è il braccialettino, vedete? C'è ancora il bigliettino perché io ho ancora tutto impacchettato, praticamente ho lasciato tutto così. Vedete che qua c'è il cuoricino, c'è l'albero della vita, qua, questo qui è l'albero della vita, e poi c'è questo ciondolo che ha il cornetto portafortuna. E la cosa bellissima è che qui, io penso che voi adesso non lo vediate, però qua c'è un'incisione e c'è scritto per dirti che sei la mia famiglia. È una cosa bellissima, romantica, è veramente dolcissima. E qui c'è il ciondolino che volendo si può staccare perché volendo si può usare come ciondolo per una collana, quindi può diventare, diciamo, braccialetto e collana, quindi fare questa parure. E dietro c'è un'altra incisione che dice felicità, fortuna, sogni, amore e puntini puntini, qualcosa che aggiungo io. Io aggiungerei sicuramente la salute a questa lista ed è una cosa bellissima. Guardate che meraviglia, questo è proprio bello, ma poi è dolce perché c'è scritto per dirti che sei la mia famiglia, quindi è una cosa proprio bella che mi è piaciuta tanto. Mia mamma mi ha regalato il tablet insieme a mio papà, come vi ho fatto vedere prima, insieme al mio compagno, però diciamo che ha voluto aggiungere un paio di cosine così semplici, però tanto per farmi il pacchettino, diciamo. Quindi mi ha regalato questo ciondolo, questo qua, questo ciondolo con questo fiore grosso, con questa, diciamo, con questa goccia tutta di strass. Quindi bellissimo, io lo avevo indossato ieri quando abbiamo fatto appunto il pranzo, perché me lo ha dato comunque prima, me l'ha dato il 27 di marzo, quindi l'avevo già aperto, però è bellissimo. E poi mi ha regalato il gufetto portafortuna fatto da lei, quindi è particolare perché lei lo ha fatto in ceramica con la tecnica del raku. Eccolo qua, questo lo ha fatto lei e ha detto che è il gufetto portafortuna. Se non sapete cos'è la tecnica del Raku, io vi lascio giù in info box un link con un sito in cui appunto viene spiegato di che cosa si tratta questa tecnica, appunto Raku, è una cottura particolare di una lavorazione in ceramica comunque ed è veramente molto molto carino. Tra l'altro sulla tecnica Raku poi vi farò vedere anche un'altra collana quando farò il mio video sulle collane, perché comunque mi è stato richiesto talmente tante volte quel video che ho deciso alla fine di farlo, l'ho già registrato, quindi lo vedete poi arrivare sul canale a breve e anche lì vi faccio vedere una cosa con la tecnica Raku. Poi mio zio e la sua compagna mi hanno regalato la palette di Pupa Matte. Eccola qua, adesso ve la faccio vedere, è stupenda. Vi faccio vedere un attimo la scatola dietro, così vedete tutto quello che c'è. Questa proprio è bellissima. Io sapete quanto adoro le palette, sapete quanto adoro queste cose, lo sanno anche loro e quindi mi hanno regalato la palette matte, questa qui, Pupart Pupa. È bellissima anche come packaging. Questa scritta è leggermente in rilievo, quindi è proprio bella. E questa è la palette all'interno. Allora vi faccio vedere, qua c'è lo specchio e qua c'è la prima parte, diciamo, della palette. C'è un blush, un primer, poi ci sono tre ombretti olografici, ci sono qui a lato, tre creme per sopracciglia, poi ci sono 13 ombretti con delle colorazioni, come potete vedere, che vanno tutte dal nude al marrone, poi c'è un po' di rosato, c'è un nero e sono tutti ombretti matte, a parte appunto questi tre olografici che immagino siano un pochino più brillanti, un po' più luminosi. Io ancora non l'ho provata, non mi sono ancora truccata con questa palette, ma lo farò molto presto.
poi qui c'è il cassettino che si apre, c'è il suo pennellino e ci sono dei rossetti con dei correttori. Quindi qua ci sono quattro correttori, questi qui che vedete a lato, questi sopra, la striscia sopra, la prima, sono correttori. Questi quattro sono correttori. Poi ci sono rossetti da matte, lip gloss e brillanti, quindi ci sono questi colori qua di rossetti. E poi una cosa particolare è che ci sono quattro combinazioni di colori che se messe insieme vanno a formare altri quattro rossetti. Quindi vedete questi colori qua? Ecco, se voi mischiate le coppie di colori otterrete delle colorazioni diverse e personalizzate. Io ora vi dico quali sono perché sono andata appunto a vederle nel foglietto che c'era all'interno. Aspettate che lo recupero, eccolo qua. Qua ci sono le indicazioni per fare i colori personalizzati, quindi praticamente voi andate ad unire il rosso e il nero e ottenete il bordeaux. Quindi praticamente questo qui è il colore nero, se lo andate ad unire al rosso ottenete un colore bordeaux. Poi c'è un'altra combinazione che è il rosso e il blu e ottenete il viola, quindi rosso e blu che sono questi due e ottenete un rossetto viola. Poi c'è la terza combinazione che è rosso e giallo e ottenete arancione, perché vedete che c'è anche il giallo, quindi rosso e giallo e potete ottenere l'arancione. E poi c'è quello, diciamo, più delicato che è rosso e bianco e ottenete il rosa. Vedete, rosso e bianco e ottenete il rosa. Praticamente sono uno sull'altro, voi li andate a mettere insieme e ottenete queste colorazioni un po' più personalizzate. Oppure, se volete, li utilizzate semplicemente così. Ora, io un rossetto giallo da solo non lo riesco proprio ad immaginare, ad esempio, però. Nel make-up la creatività è aperta a tutti, quindi per carità, ognuno fa quello che vuole. E questa è la palette appunto Matte Poupart Pupa, bellissima. Questa me l'ha regalata mio zio e la compagna di mio zio. Devo aggiungere che la famiglia del mio compagno, quindi i miei suoceri e la zia del mio compagno con il suo compagno, mi hanno regalato i soldi e mia nonna mi ha regalato i soldi. Quindi io devo ringraziare tantissimo anche loro perché comunque mi hanno regalato i soldi che sono sempre utilissimi e che si possono utilizzare poi per comprarmi qualcosa che magari mi serve o comunque li utilizzo nel viaggio di cui vi parlavo prima. Insomma, quindi anche quello è stato un bellissimo regalo che mi hanno fatto. Poi mi sono tenuta per ultimo il regalo che ha veramente un grandissimo valore affettivo. E si tratta di questo ciondolino qua con l'ambra. Questo è un ciondolino che ha la parte d'oro intorno e poi all'interno ha un'ambra. Questo ha un valore affettivo perché era di mia nonna materna, che non c'è più purtroppo da un po' di anni. Questo lei lo indossava sempre, ce l'aveva proprio sempre al collo e lo aveva conservato mia mamma. Poi per i miei 40 anni mia mamma ha deciso di farlo lucidare, di farlo pulire, di farlo rimettere, diciamo, un pochino a posto e me lo ha regalato dicendomi che in un certo senso è il regalo di mia nonna per i miei 40 anni. Quindi questo ha veramente un grandissimo valore affettivo, perché oltre ad essere bello il ciondolo, perché poi a me piace l'ambra, quindi mi piace anche il ciondolo, però il valore affettivo, cioè il fatto che questa cosa qua era di mia nonna, quindi questo è un regalo importante, commovente e di grande valore. Quindi l'ho tenuto per ultimo proprio perché è un qualcosa di speciale, quindi volevo farvelo vedere proprio alla fine, dopo avervi fatto vedere tutti gli altri regali che comunque mi sono piaciuti tantissimo, che ho apprezzato tantissimo. Specifico che non erano assolutamente in ordine di preferenza, ma erano in ordine casuale, cioè ho preso quelli che avevo qua vicino a caso, quindi non c'era un ordine di preferenza. Perché se vi devo dire il mio regalo preferito in assoluto è stato il fatto di pranzare con tutta la mia famiglia e di averli tutti lì, tutti insieme. Quindi quello è stato il regalo non materiale, ma preferito. Perché il fatto di avere tutta la mia famiglia insieme in un'occasione come quella è sicuramente stato il regalo più bello. Tutti gli altri regali sono stupendi e mi sono piaciuti tutti allo stesso modo. Quindi
Quindi io ringrazio ancora una volta veramente tutte le persone che mi hanno fatto un regalo e ringrazio voi che avete seguito il video, vi ringrazio se siete rimasti fino alla fine, vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e vi mando un bacio enorme.